Sono Bruno Carraro, presidente del gruppo Domovip Europa. Io sono Roberto Velo e mi occupo della produzione dell'azienda. Tra le aziende che fa parte del gruppo Domovip c'è la Metra, che produce manufatto in vetroresina le piscine sia per privato e sia per le navi. Vediamo in questa operazione che viene utilizzata una pistola taglio spruzzo in cui gli operatori vanno a ricoprire la superficie dello stampo. Il nostro obiettivo è cercare ragazzi giovani per poter formare. Qui abbiamo Ramazan, da 4 anni si occupa di questa fase fondamentale della lavorazione. La cooperativa Nuovi Vicini ci ha dato un grande aiuto e sollievo. Ha dato l'opportunità di inserire questi ragazzi per un periodo di tempo per vedere quali erano le loro qualità. Ci troviamo adesso nella linea di rifilatura. Più di qualcuno, ne abbiamo 4 in questo momento che abbiamo integrato definitivamente. Anche qui abbiamo inserito un ragazzo che da qualche anno lavora con noi. Hanno voglia di emergere perché vengono da esperienze di vita difficili. Qui è il reparto di finitura dove vengono controllati tutti i manufatti. Grandi lavoratori capaci di sapere cosa fare. Abbiamo costruito un bel gruppo e non è facile in questo periodo trovare ragazzi con queste qualità. Abbiamo finito. Mamadou è un ragazzo che lavora con noi da già quasi 4 anni. Quello che mi colpisce di lui è che è sempre sorridente. Ha una voglia di lavorare enorme ed è sempre disponibile con tutti. In 4 anni che lavora con noi ha fatto solo 4 giorni di assenza. Ha tante qualità sia lavorative che umane. Quella è la mia casa, fatto quello in Senegal. Per mio fratello e mio sorello. Perché mia mamma e mio papà non c'è. Quello che adesso guadagno qua, sempre domanda giù per fare quella casa. Anche ho pagato scuola per loro, una è 20, una è 15. E mi mancano tanto, sì. Sempre chiamo con loro. Uno si chiama Salim, uno si chiama Ndei. Vedo la disponibilità, la volontà, la buona voglia di lavorare. L'essere presenti e operativi nel mondo del lavoro crea anche futuro a loro, perché l'azienda sta in piedi grazie a loro. Questa è la realtà, difatti.